Buongiorno ragazze, buongiorno e benvenute nel mio secondo canale. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti. Tante cose belle, tante ricette sane, leggere, vlog al supermercato e cose per stare in forma e per mangiare bene. Infatti ho pensato di farvi questo video perché sto preparando un dolcino light qualche volta me la straccio questa lingua comunque Carlita style, quindi poiché devono venire degli amici qua a casa, ho pensato di fare un dolcino, una serata tutta light e fare questo dolcino light però comunque buono, per far vedere comunque si può mangiare in modo sano e leggero però comunque con gusto. Quindi un dolcino semplicissimo da fare, veloce, senza burro, senza zucchero, senza tutte quelle cose, super light, proteico, sportivo. Quindi io lo faccio come dessert, ma lo potete tranquillamente mangiare, straconsigliato per la colazione e per la merenda pre-workout, quindi sia a colazione che a merenda è ottimo, e io stessa lo mangio colazione, a merenda, però adesso lo faccio per dessert, insomma, perché mi è venuta questa splendida idea. È praticamente la versione sana light della Saker, ma non ha niente a che vedere con la torta Saker. Già so qualcuno mi dà nei commenti: ah, questa la chiami torta Saker, sei questo, sei quello, le parolacce. No, non ha nulla a che vedere con la torta Saker, è semplicemente una ispirazione lontanissima. Insomma, è una specie di dolcino che ha qualcosa di simile, marmellata e cioccolato con la torta Saker, insomma, tutto là. Passatela per buona, però è buono, provatelo, è buono, lasciatemi tanti like e iniziamo subito. Mua! Ragazzi, per il nostro pancake gigante vado ad utilizzare la farina di avena e la farina di riso. Voi potete utilizzare qualsiasi farina voi avete e potreste mettere anche o tutta farina di riso o tutta farina di avena, oppure farina integrale, farina quella, insomma, qualsiasi farina. Ok, quindi dopo la farina di riso e dopo la farina di avena vado ad aggiungere l'albume. Cacao amaro. Aggiungo, ragazzi, anche una puntina di estratto di vaniglia, questa è naturale, comunque va bene anche la vanillina se non avete questa. Per dolcificare aggiungo la tuvia, che è un dolcificante a 0 calorie. Voi potete mettere sciroppo d'agave, d'acero, quello che volete voi, oppure lo zucchero di canna, però ovviamente non sarà così light dietetica perché sempre zucchero è. A questo punto aggiungo lo yogurt greco. Aggiungo anche un po' di formaggio quark, ma potreste mettere anche tutto yogurt greco o tutto formaggio quark. A questo punto vado a mescolare con un frullino oppure con una frusta a mano, come faccio io. Ok, a questo punto, ragazze, vado ad aggiungere un po' di lievito per dolci a lievitazione istantanea. Metto circa una mezza bustina. Ragazze, l'impasto deve essere di questa consistenza, è come se fosse una torta. Tutto omogeneo e abbastanza denso, ma non troppo e neanche liquido. Insomma, così. A questo punto, in una padella tipo questa, una padellona, io vado a fare tipo un tortino, una grande pancake. Ma voi potreste anche potreste farlo anche nel forno, se volete la mettete in un ruoto, una pirofila, e la cuocete come se fosse un pan di Spagna, una torta al forno. Ovviamente occorrerà un po' di più, invece sul fuoco si fa più in fretta. Io faccio in questo modo: accendo sotto, ungo bene con un po' d'olio per evitare che si attacchi, ungo e ci passo un po' di carta. Quando è abbastanza caldo vado ad aggiungere il mio impasto. Ecco qua. A questo punto, ragazzi, abbasso la fiamma e vado a coprire. Coprire è importante perché coprendo praticamente si lievita, cresce e diventa super soffice. E voilà, ragazzi, guardate il nostro pancake gigante come è venuto bello. Se l'avete cotto a bassissima fiamma col coperchio vi viene così. E non si attacca, guardate, è perfetto, troppo bello, dite la verità, è tipo una pan di Spagna, una torta, vedete com'è bello, è bellissimo. Adesso lo vado a mettere nel piatto. Oh, già è bello così, già si potrebbe mangiare così. Ok, guardate com'è bello, è perfetto. Ok, a questo punto vado a tagliarlo perché devo riempirlo
all'interno, quindi prendo un coltello, piano piano lo divido in due parti e voilà ragazzi, guardate com'è bello. Ok, a questo punto vado a riempire con la marmellata e utilizzerò questa qua di albicocche, che è sulla frutta biologica di Rigoni, che adoro tantissimo. La torta Sacher è fatta proprio così, in mezzo c'è la marmellata, cioè marmellata e cioccolata. Adesso faccio vedere poi la cioccolata sopra. Io quando ho fatto la prima volta questo dolce fitta mi ha ricordato tantissimo il sapore della Sacher, perciò l'ho chiamata torta Sacher Fit, anche se comunque in realtà è un pancake gigante, però sembra proprio una torta. Guardate che meraviglia. Ragazzi, a questo punto vado a coprire con l'altra metà. Oddio, si sta rompendo. Piano piano, attenzione a non farlo rompere. Ok, vabbè, tanto adesso dobbiamo ricoprire, quindi anche se è un po' rotto non fa nulla. Vedete? Ok. Ok, perfetto. Se ultimo tocco è questo, ho fatto la mia cremina al cacao, quella di cui ho fatto il video sempre su questo canale, e l'ho messa in frigo, quindi l'ho fatta stare un po' in frigo, così si è rappresa, è venuta tipo una glassa. La vado a versare adesso qua sopra, devo ricoprire tutto, vedete, devo ricoprire tutto, anche se cola un po' lungo i bordi non fa nulla. Dopo questa qua la vado a mettere nel frigo, così si rapprende ancora di più la cioccolata. Ok, l'importante è coprirla bene sopra. Io la verso sempre al centro e quella poi va lungo i bordi, va dappertutto. Ok. Ragazzi, ecco la torta, l'ho appena torta dal frigo, l'ho fatta stare un po' nel frigo, si è tutta rappresa, è diventata tipo una glassa al cioccolato e poi ci ho messo le fragole sopra. Comunque è buonissima, dopo vi faccio vedere anche la fetta aperta. Che bella questa torta ragazzi, guardate com'è bella, bellissima.